Benvenuto a Michele Musco Schiavone, candidato per Unione di Centro e altri partiti come sindaco di Martina Franca. Benvenuto su Martina News. La prima domanda che ti vorrei porre è sul tuo slogan. Tu dici: a Martina serve un rilancio politico-amministrativo. Che cosa intendi con questa affermazione? Ma io penso che questa affermazione possa racchiudere tutto, nel senso che a Martina c'è un impoverimento culturale nella politica e quindi negli ultimi anni ritengo che non ci sia stata politica. Per non parlare poi dell'amministrazione, perché nel momento in cui c'è un apparato burocratico dirigenziale che non funziona, non c'è amministrazione, quindi non ci sono gli atti amministrativi necessari per mettere in esecuzione la volontà politica. Quindi ecco perché io parlo di rilancio politico-amministrativo della città, ecco perché noi nel nostro programma di governo inseriamo come primo punto la riorganizzazione della macchina amministrativa, proprio perché Ennece Martina negli ultimi anni, io l'ho sempre detto, non è stata male amministrata, ma non è stata affatto amministrata. Quindi bisogna rilanciare Martina, bisogna rilanciare la politica. Negli ultimi 5 anni tu però sei stato in maggioranza, se mi Guarda, ricordo bene. io per chi conosce, per chi ha seguito bene la politica, può dire che io sono stato per 10 mesi, perché nonostante io sia stato il primo degli eletti nel mio partito, Forza Italia, per tutto il primo periodo di amministrazione io non sono stato neanche convocato alle riunioni di maggioranza, per scelta degli organi di partito che hanno probabilmente imposto al sindaco che era stato scelto da loro di non convocarmi. Quindi, se tu avessi seguito bene l'amministrazione, non mi diresti queste cose. Quindi, io sono stato fuori per tutto il primo periodo dall'amministrazione. Per esempio, hanno fatto delle giunte sin dal primo momento che non sono state condivise. Abbiamo messo anche un assessore di Crispiano, quindi io non potevo condividere, cioè abbiamo messo, hanno messo, attenzione. Quindi, per chi ha seguito la politica sa che cosa io ho fatto o quantomeno cercato di fare. Infatti spesso ho votato anche provvedimenti con le opposizioni che andassero nell'interesse della collettività e ne voglio ricordare due che sono state fatte 2 volte, cioè l'internalizzazione dell'ufficio dei tributi, che probabilmente se l'avessimo messa in esecuzione attraverso gli organi burocratico-dirigenziali, forse oggi non avremmo perso i soldi a seguito del fallimento della società che gestiva i tributi a Martina. Quindi noi abbiamo anche avuto un danno e noi avevamo chiesto e votato e deliberato altro e lo abbiamo fatto. Io non l'ho fatto con gli organi che avevano la maggioranza nel comune di Martina. La tua candidatura rappresenta un po' il centrodestra, quindi siccome ce n'è un'altra importante nel centrodestra, la mia domanda è quanti centrodestra stanno a Martina Franca? Ma la verità, secondo me, in questo momento c'è un grande centro, e c'è una destra e c'è una sinistra, quindi non c'è un centro-destra e non c'è un centro-sinistra, perché tutte le forze di centro poi sono andate via. Ma quello che tu devi sapere e che la gente deve sapere è che nel momento in cui io sono stato nominato commissario cittadino dell'UDC, ho lavorato affinché si formasse una coalizione più ampia per poter dare a Martina un governo stabile, per poter dare a Martina un risultato elettorale che avesse potuto determinare il nome del sindaco già in prima battuta, senza ricorrere al ballottaggio. C'è stata invece sia a destra che a sinistra la scelta di un candidato di bandiera e quindi non si è voluto allargare la coalizione e quindi siamo, diciamo, in questa situazione dove probabilmente abbiamo 3 persone che si stanno, diciamo, che possono arrivare a fare i sindaci di questa città. Però Quindi avresti preferito, cioè, hai chiesto praticamente sia al PDL, diciamo, sia al no, io PD. non ho chiesto esplicitamente, io ho Auspicato. pubblicamente manifestato questa volontà e tra l'altro probabilmente da parte della sinistra se non si è realizzata è proprio per i veti che sono stati inseriti sulle persone e io credo che la politica, ed è questo anche il rilancio politico, perché la politica non può essere basata sui veti sulle persone, Chi ma ha posto i veti? piuttosto, ma io non mi piace fare nomi, sicuramente ha prevalso l'area meno moderata della sinistra. Perché probabilmente invece una sinistra moderata oggi sarebbe stata una cosa e una sinistra che avesse potuto dialogare con un centro moderato sarebbe stata sicuramente una soluzione
idonea per questa città. Va bene, una domanda è doverosa rispetto a quanto è accaduto negli ultimi giorni, la questione Martino Petrosino. Guarda, si sta strumentalizzando una vicenda e un fatto personale che riguarda una persona che, se ha dichiarato cose non vere, si assume la sua responsabilità e quindi è giusto che venga escluso. Quindi, dalla Martino Petrosino nella lista non si sapeva che... Ma sicuramente no, perché uno fa un'autodichiarazione, non è che uno può conoscere... probabilmente non sappiamo, su 400 candidati ci possono essere chissà quanti candidati che possono avere determinati tipi di problemi. Io non credo che ciascuno può conoscere i fatti personali delle persone, quindi quello è un fatto personale. Noi andiamo avanti per la nostra strada, tutta più possiamo ritenerci danneggiati, quindi veri danneggiati, però strumentalizzare una vicenda di questa e parlare in campagna elettorale solo ed esclusivamente di queste, perché evidentemente non si hanno altri argomenti e quindi l'unico argomento per cercare di scalfire la parte avversaria è forse solo questo, e quindi però non è, anche questa non è politica, e quindi anche per questo parlo io di rilancio politico. Tu non dovessi essere candidato, chi voteresti? Guardi, io veramente è molto difficile rispondere a questa domanda, perché noi da una parte avremmo la restaurazione del potere politico degli ultimi 30 anni e quindi vorrei che non ci fosse, però dall'altra parte ci abbiamo un ritorno al passato, come anche altre esperienze abbiamo avuto in passato. E poi io credo che quando si giunge alla pensione probabilmente abbiamo dato tutto e cerchiamo di raccogliere i frutti. Noi in politica abbiamo bisogno di persone che possono ancora dare qualcosa e non prendere dalla politica. L'ultima domanda riguarda ovviamente una sorta di pronostico: chi arriverà al ballottaggio secondo te? Ma quello che si dice in giro in questo momento, noi sicuramente ci saremo al ballottaggio, almeno per quello che si dice. Mi auguro che possa continuare così, perché stiamo sicuramente in crescendo, perché siamo partiti anche dopo gli altri, però credo che anche tu puoi aver subdorato qualcosa del genere. Quindi noi ci saremo senz'altro, stiamo lavorando per questo, e credo che se le cose continuano così problemi non ci saranno. Poi non so chi sarà l'avversario. Va bene, in bocca al lupo allora. Grazie Crepi. Grazie.